Buongiorno a tutti, eh, con piacere diamo, diamo inizio allora a, a questo Dante di 2024, si tratta di una manifestazione che va avanti ogni 25 marzo da, già da qualche anno e di cui si prende cura la professoressa Tufano qui presente che insegna. Filologia dantesca nel nostro corso magistrale, la conoscete già perché è intervenuta qualche volta anche alle nostre lezioni. Eh, questa iniziativa, eh, già da tempo, eh, abbiamo pensato di dedicarla in particolare eh, agli studenti. Agli studenti del nostro eh, primo anno, eh, che studiano letteratura italiana, non necessariamente Dante, qualche volta tocca anche un corso su Dante, ma in ogni caso, ecco, indipendentemente dal eh, programma, l'idea è quella di eh, mettere a disposizione degli studenti che iniziano un percorso di lettere anche. Eh, eh, quantomeno una lezione, una giornata dedicata, dedicata a, questo, a questo Dante di che poi festa, festa ufficiale, c'è ecco, eh, 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 in tutta Italia ogni 25 marzo, invitando, invitando ogni anno ecco, un ospite, un ospite eh, titolato naturalmente, in questo caso ecco, eh, l'ospite. Eh, eh, viene eh, dalla città che oltre a Firenze e subito dopo Firenze rappresenta, rappresenta in modo significativo la storia dantesca, la storia di Dante, viene da Ravenna. Eh, e dunque adesso io lascerei subito, subito la parola. Ilaria Tufano per presentare la professoressa Sebastiana Nobili. È con grande piacere che io presento la professoressa Sebastiana Nobili, che è una collega ma per me soprattutto un'amica ed è professore ordinario all'Università di Bologna, appunto nel campus di Ravenna la città che appunto ha ospitato Dante nel suo ultimo periodo, diciamo così. La professoressa Nobili si è occupata di Pirandello e della ricezione che di Pirandello ebbero molti autori, tra cui Artaud, si è occupata di Salimbene e di Adam e quindi forse dell'ordine francescano in generale e della storia dell'ordine francescano raccontata da Salimbene, si è occupata moltissimo di Dante e si è occupata, e qui siamo anche con sorelle in boc di Boccaccio, e tra i tanti lavori della professoressa Nobili voglio menzionare l'ultima sua monografia, La consolazione della letteratura, pubblicata per l'editore Longo di Ravenna nel 2017. E annuncio con grande piacere che sta curando la nuova edizione per la prestigiosissima collana di Lorenzo Valla della Mondadori delle Genealogie Deorum Gentilium, proprio di Giovanni Boccaccio. E a questo punto non posso che lasciarle la parola. leggere, avendo qui degli studenti che sono come i miei studenti di Ravenna, cioè studenti del primo anno in gran parte, che cerco di introdurre a Dante eh, raccontando qualcosa che di solito nella scuola non si fa in tempo a raccontare, che Dante è un autore curricolare naturalmente anche nei licei, nelle scuole superiori e si legge di solito prevalentemente l'inferno ma anche il purgatorio e il paradiso. Ravenna città dantesca, e quindi non posso esimermi dal presentare Dante, però ho approfondito, studiato negli ultimi anni, proprio per avvicinare i miei studenti a Dante, il modo in cui Dante circola e viene conosciuto. E quindi ho pensato a questo titolo, un best seller del Medioevo, il più grande best seller del Medioevo. E di solito, proprio comincio le lezioni eh, alle matricole dicendo: Ma come abbiamo noi il testo della commedia. Allora qualcuno dice, beh ci sarà l'autografo di Dante, allora dico, beh dove sarà? E gli studenti dicono, forse a Firenze, poi cominciamo a ragionare, ma no, Dante da Firenze era stato bandito, non poteva stare a Firenze l'autografo della commedia, allora forse sarà a Ravenna. E così si comincia a ragionare, no? si comincia a pensare, ma come abbiamo noi questo testo straordinario, come ci è arrivato? E così, eh, siccome i miei sono studenti di beni culturali, qualcuno di voi forse farà anche l'indirizzo beni culturali, ma credo sia opportuno saperlo anche per chi fa etero o altri indirizzi, e comincio a raccontare ai ragazzi che c'è un mistero che forse per noi studiosi di letteratura italiana e per i filologi è il mistero dei misteri, è qualcosa che almeno a noi affascina molto, cioè il fatto che di Dante non è rimasto nulla, nemmeno una firma su un documento, niente. E pensate che di Petrarca e Boccaccio, che sono autori poco successivi, abbiamo tutto: le lettere, il testamento, una quantità di autografi. A Roma, in Vaticana, c'è l'autografo del Canzoniere. A Berlino, per giri dei manoscritti, c'è l'autografo del Decameron. E di Dante, nulla, nulla. E quindi il sogno di ogni filologo e di ogni italianista è trovare l'autografo della commedia. Ricordo che io. Davvero ingenuo, appena laureata parlai con un vecchio professore, grande filologo dell'Università di Bologna, allora novantenne, uno dei miei maestri, Raffaele Spongano. Gli dissi: Professore, io avevo 23 anni, tremebonda, ma c'è qualche speranza di trovare l'autografo? E lui mi disse: Figlia, no, non c'è perché probabilmente non c'è mai stato perché Dante era esule e. Leggeva i suoi canti di corte in corte, di città in città, e li lasciava da copiare, forse li dettava, quindi magari alcuni canti non sono neanche usciti dalla sua mano. E quindi ricordo che il grande Giorgio Padoan e poi il mio maestro Emilio Pasquini dicevano: Forse la Divina Commedia è stata pubblicata. Se così si può dire, per un libro precedente, L'Era della Stampa, è stata pubblicata a puntate, no? è uscita. È stata diffusa per grappoli di canti, diceva Padoan. Non tutti i critici sono d'accordo su quest'idea. Ma poi vi farò vedere qualche piccola prova del fatto che mh, certamente, quantomeno, è stato conosciuto prima l'inferno e poi il purgatorio e il paradiso. Perciò questo mistero è anche molto affascinante, perché di altri scrittori sappiamo tutto: cosa hanno fatto, dove sono stati, chi, come si chiamavano i figli, no? E di Dante della sua biografia non sappiamo nulla perché lui stesso per primo ha voluto consegnarci un meraviglioso poema in cui del suo privato non parla mai. Eppure un best seller immediato: 850 codici e più copiati fra il 1300 e il 1400 che ci sono pervenuti. Cosa significa? Intanto che ce n'erano molti di più perché molti manoscritti sono andati perduti. E poi questo testo ha tanti manoscritti, 850 è un numero enorme per un'epoca precedente la stampa e sopravvissuti che sono secondi soltanto ai codici della Bibbia. Quindi capite il successo straordinario della Commedia del 300. Il testo in Italia e alla fine anche in Europa più copiato dopo la Bibbia. Vediamo se riesco a mandare avanti la mia abilità informatica è scarsissima, ma ho preparato queste slide anche per farveli vedere, questi manoscritti. Non so se eh, magari la luce si può dopo regolare perché loro lo vedano meglio, questo è solo. <coughs> I manoscritti, fin da subito, cominciano ad essere illustrati perché la commedia è un testo lo dice Lucia Battagliarici, visualizzato e visualizzabile, ci sembra di vederlo, eh? miniato, illustrato e commentati, perché Dante è difficile, va commentato. 300 sono i testimoni pervenuti del, del XIV secolo, fra cui 100 fiorentini, 65 di area settentrionale, che significa zona Bologna, Ravenna, cioè dove Dante era morto, e almeno 450 codici quattrocenteschi sapete che poi i manoscritti vengono copiati anche dopo in pieno cinquecento quando già c'è la stampa si continua però a copiare a mano allora voi mi direte dai i numeri come fai a dare i numeri come fai a sapere queste cose allora prima di dire eh, no siccome oggi siamo abituati anche in rete, in tv, a sentire gente che dà i numeri. Allora, vi dico subito, ci togliamo le, le, i riferimenti bibliografici, che non sto dando numeri a caso, ma sto citando una serie di libri che vi indico subito, così poi ci liberiamo di questo aspetto, che sono usciti nel 2021. È stato molto produttivo il centenario del 2021, poi se vorrete vi indicherò anche interessanti siti. In particolare... Eh, è uscito un volume in due tomi, Dante il suo tempo nelle biblioteche fiorentine, che è un regesto proprio di tutti i manoscritti che si trovano a Firenze, e sono tantissimi a maggior parte, perché poi Firenze scaccia Dante, ma lo celebra dopo. E poi un altro volume importantissimo, Dante la Divina Commedia in Emilia-Romagna, entrambi curati da Albanese, Bertelli, Pontari, eccetera. Eh, due volumi preziosissimi perché noi prima non avevamo strumenti di questo tipo. Questi sono cataloghi di due mostre e in ognuno di questi tomi voi avete le schede dei manoscritti di cui vi parlerò, tutti schedati, spiegati. Quindi è stato un passo avanti enorme nello studio e nella conoscenza di come la commedia è arrivata a noi, senza che Dante abbia potuto o voluto lasciarci nulla. E invece con lo sforzo enorme che a partire dai suoi figli è stato fatto nei primi decenni del Trecento, prima metà del Trecento, perché questo testo ci arrivasse, ci arrivasse integro. Vi segnalo anche che nel 21 approdano, in realtà continuano due serie curate dalla Società Dantesca Italiana, di cui mi onoro di far parte, una è una serie di volumi curati da Sandro Bertelli, la tradizione della commedia dai manoscritti al testo. Vi farò vedere anche alcune immagini di questo libro, sono già uscito il terzo volume e Dante visualizzato una serie di libri, questo è il primo volume a cura di Marcello Cicuto che è il presidente della Società dantesca, il secondo ancora a cura di Marcello Cicuto e non Rassand Arquès, ma la Carlota Catermole che è allieva di Arquès, perché come vedete Dante si studia tantissimo anche all'estero, noi non abbiamo un'idea di quanto sia un bestseller globale, ma lo è, eh, all'Università Complutense di Madrid si studia tantissimo Dante, a Barcellona dove è appena stata la vostra professoressa, ci sono gruppi di lavoro su Dante, negli Stati Uniti Dante è l'autore più studiato, in traduzione o meno, insieme a Shakespeare. Non esistono autori a livello, perlomeno del mondo occidentale, così frequentati anche oggi. Però lo erano anche nel 300 e questi studi, il libro in realtà di Bertelli è un libro del 2011, ma poi continuano a uscirne dei, dei volumi, questi studi per i quali il 21 è stato un centenario fondamentale, ci danno oggi gli strumenti per capire cosa è successo nel 1300. Per capire la storia straordinaria di un testo che come dire ha contagiato, ha contagiato generazioni di lettori a partire dal tempo della morte di Dante. Ma torno un po' al mistero che fa sentire noi filologi un po', o perlomeno ci piacerebbe essere, un po' degli Sherlock Holmes, no? il mistero della vita, della morte di Dante, del fatto che non ci abbia lasciato nulla. Noi non abbiamo nemmeno una firma di Dante, non sappiamo come scrivesse, questo è il problema fondamentale, magari circola qualche manoscritto con qualcosa scritto da lui, ma noi non conosciamo la sua grafia, quindi speriamo che qualcosa venga fuori, però abbiamo delle testimonianze indirette, Francesco da Barberino, scrittore, trascrive, eh, la glossa è della seconda metà del 1314, e nei suoi documenti d'amore, un codice che si trova alla Biblioteca Vaticana, dice che Dante ha reso l'ode a Virgilio in una sua opera che si chiama Commedia, e che parla, tra le molte altre cose, dell'inferno. In quodam sue opere, quod dici turcomedia et infernalibus, intercetera multa tractat. È una glossa, una nota a margine, che si appunta a Francesco da Barberino. Mentre scrive il suo libro, dice però, di queste cose ha parlato anche Dante, il grande Dante. E siamo nel 1314. Non è scritto probabilmente né il purgatorio né tantomeno il paradiso. Ma questa è una testimonianza indiretta. È eh? uno che dice, eh, il mio conterraneo Dante Alighieri sta scrivendo un'opera straordinaria. La prima testimonianza diretta sta a Bologna, che è la mia città. Quindi lasciatemelo dire. 1317 memoriali dei notai bolognesi provate a immaginare un notaio i notai sono persone precisissime anche allora dovevano rendersi garanti dei documenti che copiavano e che prima di copiare un documento noi diremo prova la penna noi proviamo la BIC per vedere se funziona questo intinge la penna nell'inchiostro e la prova e cosa fa per provare la penna? non fa uno scarabocchio ma scrive una cosa che gli piace molto Caron non ti cruciar l'avete sentito eh Eccolo qui, Bologna, 1317, è ingrandito. Ma fate fatica a leggere quel testo che nella slide vedete in alto a sinistra. Non so se si possono abbassare un pochino ancora le luci, no? Eh? Forse la perché loro vedano meglio il video. Su quel passo che vedete in alto a destra, io ho fatto un ingrandimento. Che vedete, appunto, scusate, sulla sinistra, e sulla destra della slide. C'è scritto, e eh, il duca lui, Caron non ti crucciare, vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole e più non dimandare. Sono i tre versi famosissimi che descrivono Caronte. Il notaio, per provare la penna, copia, anzi forse cita a memoria, chissà. Ove sotto un manoscritto, cita a memoria, i tre versi di Caronte. Quindi l'inferno circola. Questa è una testimonianza diretta. Dante era stato esiliato da Firenze. Come sapete, questo è il giro d'anni in cui Dante probabilmente a Verona, trovò rifugio presso, presso Cannande della Scala. Poi, siccome la vita di Dante è avvolta nel mistero, sappiamo che circa. Tra il 1318 e il 19 lascia Verona e si trasferisce a Ravenna dove trova un nuovo protettore, Guido Novello da Polenta. E lì continua a lavorare perché vorrebbe tornare a Firenze. C'è una testimonianza meravigliosa nel canto 25 del Paradiso, quando Dante dice: Io sono serrato fuori dal bello vile Firenze, ma lì vorrei tornare, e lì tornerò. Con il cappello. Di poeta, dice, sto parafrasando l'inizio del canto 25 di paradiso, cioè con la corona d'alloro di poeta. Perché già allora si usava incoronare poeta, essere incoronati poeti, beh, era molto di più di vincere il premio Strega. Non voglio dire che fosse un Nobel dell'epoca, ma per Dante sarebbe stato importantissimo. Lui sognava di essere incoronato, e negli ultimi anni da Ravenna spera forse di essere incoronato all'Università di Bologna. Ma come sapete, per mantenersi alla corte di Guido Novello Dante fa l'ambasciatore, non si poteva vivere neanche allora dei denari guadagnati come poeta, e allora fa un'ambasceria a Venezia, da Ravenna a Venezia, e nel ritorno attraversa le zone paludose di Comacchio e molto probabilmente prende la malaria e muore nella notte fra il 13 e il 14 settembre del 1321 a Ravenna, a quanto ci dicono le cronache, ma neanche la data è precisissima. Però a Ravenna celebriamo l'annuale di Dante il 14 settembre, abbiamo stabilito questa data. Muore quasi improvvisamente, era nato nel 1265, muore nel 1321, quasi improvvisamente siamo certi che almeno il paradiso esce postumo, cioè non è divulgato alla morte di Dante, ma è finito. E Dante sogna l'incoronazione poetica. Non la ottiene, però, due anni dopo la sua morte un altro notaio. In un documento, un memoriale, in alto fa due disegnini che qui sono ingranditi in basso. C'è un Dante sulla sinistra che si inginocchia e sulla destra c'è l'Università di Bologna personificata in forma di donna che gli porge la corona. Uguccione dei Bambaglioli incorona in maniera postuma Dante e gli dà quello che Dante non ha avuto in vita. Siamo nel 1323, quindi Dante è già famosissimo. Tra parentesi, Gucciò dei Bambaglioli, famiglia di uno dei primi commentatori di Dante, Graziolo, dei Bambaglioli, Bologna, 1323. Quindi certamente gli indizi portano i filologi, che come segugi cercano di scoprire qualcosa su Dante, a dire che la fortuna di Dante si irradia da Ravenna a Bologna, i memoriali bolognesi. Questi notai che provano la penna o che disegnano l'incoronazione mai ottenuta. E quindi, quando Dante muore, dov'è la commedia? Beh, certo, è Ravenna. Ma neanche i figli hanno la versione corretta. Ce lo dice Jacopo, che è uno dei primi commentatori di Dante, che commentandolo in alcuni casi dice che non è sicuro della lezione, non è sicuro che il verso sia corretto. Però da testimonianze indirette sappiamo che molto probabilmente Jacopo e Pietro Alighieri, i due figli di Dante, sbigottiti nel 21 dalla morte improvvisa del padre, si trovano a volere donare al Signore, al mecenate, Guido Novello da Polenta, Signore, cioè podestà di Ravenna, una copia completa del poema. E le testimonianze indirette ci dicono che questa copia del poema è pronta il primo aprile del 1322. Noi non l'abbiamo però, fa sempre parte degli indizi che accumuliamo. Una data importantissima, perché Guido Novello ha lasciato Ravenna, è diventato podestà a Bologna e lì forse è stata assemblata tutta la commedia. E lì forse, ma forse d'obbligo, Jacopo e Pietro consegnano la coppia al signore di Ravenna che aveva promesso, ci racconta Boccaccio, di fare un grande monumento a Dante a Ravenna, di tornare a Ravenna e di fargli perlomeno in maniera postuma la celebrazione che Dante meritava, ma tutto congiura contro Dante e mentre Guido Novello è a Bologna, le lotte intestine di cui Dante racconta nella commedia continuano, suo cugino Stasio prende il potere con la violenza a Ravenna e L'ex signore, cioè Guido Novello, il protettore di Dante, non tornerà mai più a Ravenna, morirà in maniera oscura nel 1333 senza più poter portare a termine una celebrazione monumentale a Dante. L'unico monumento che rimane probabilmente è questa copia che i figli hanno fatto allestire per Guido Novello, che però non abbiamo. Sappiamo solo anche qui da testimonianze indirette, che nel 25 Pietro e Jacopo sono entrambi tornati a Firenze, perdonati, perché sapete che nel 300 Dante era stato, come quando, tutti quando venivano esiliati, erano condannati a morte in contumacia e quindi anche i figli correvano dei rischi, ahimè le colpe dei padri ricadevano sui figli, ma finalmente Jacopo e Pietro possono tornare a Firenze quantomeno nel 25 i documenti per loro ci sono, per Dante no, per i figli sì. I documenti ci dicono che sono entrambi rientrati a Firenze. Nelle botteghe dei copisti a mano si comincia a copiare e copiare e copiare la commedia. Forse a partire da quella copia del 22 che però doveva essere a Bologna e allora molti studiosi ritengono che la commedia sia stata assemblata a Bologna per Guido Novello e poi, o fra Ravenna e Bologna e poi si è arrivata a Firenze. Ma il mistero si infittisce perché altri commentatori fino al Cinquecento ci dicono che esiste un codice antichissimo, molto antico, Dante è morto nel 21, c'è cioè un codice del 30-31, copiato da un pievano, cioè da un religioso, che, da un chierico che dirigeva una pieve che si chiamava Forese Donati, cognome che dovrebbe farvi pensare, sono i parenti che come sempre, eredi di Dante, si danno da fare. Forese Donati è il nipote di Martello Donati, fratello di Gemma Donati, che era la moglie di Dante. Forese Donati deve avere il testo giusto, ha in mano degli autografi, probabilmente no, ha in mano la copia assemblata da... Pietro e Jacopo? Probabilmente sì, perché è il loro vicino di casa, non è solo un lontano cugino, no? è anche vicino di casa di Jacopo e Pietro. Quindi chissà, nella Firenze del 1330-31 discutono questi parenti, no? gli Alighieri, Jacopo e Pietro, un donati, nipote della moglie, e cercano di mettere insieme un testo che Dante non ha lasciato, non ha potuto lasciare. Qual è la copia più antica questa? È chiamata l'antiquissimus, Pisa 1334. Questo manoscritto si trova alla Biblioteca Laurenziana di Firenze, ma siccome i manoscritti viaggiano e viaggiano tanto, un'altra cosa interessantissima è studiare i viaggi dei manoscritti, finisce in Inghilterra da un collezionista che si chiamava Lord Ashburnham e quindi si chiama Manoscritto Laurenziano Ashburnamiano, Ashburnam 828. Lasciamo stare, per dire che questo manoscritto viaggia dall'Italia, da Pisa, dove viene assemblato, a Londra, e poi viene riacquistato e riportato, per fortuna, a Firenze, alla Biblioteca Medicea Laurenziana, che si chiama Medicea Laurenziana perché il nucleo di questa biblioteca è quella dei libri della famiglia di Lorenzo de Medici e fu proprio assemblata da un papa della famiglia Medici che volle una grande biblioteca a Firenze che contenesse i libri dei medici, dei signori di Firenze che tanto avevano celebrato e amato Dante. 1334: la prima cosa che abbiamo in mano: Dante è morto da 13 anni. Cosa è successo nel frattempo? Non sappiamo. Boccasso ci racconta una favola. Ma Boccaccio non conta mai favole, vero? No, mai. No, ci conta una favola che non è una favola. Diciamo che romanza probabilmente alla realtà e ci dà degli altri indizi. Sapete che Boccaccio è il primo biografo in assoluto di Dante. Nel 47 va, a, Fire... va a Ravenna, per alcuni anni va a Ravenna ripetutamente, deve incontrare, probabilmente non riesce a incontrare la figlia di Dante. Antonia Lighieri che si era fatta suora con il nome di suor Beatrice, un bello omaggio al padre. E probabilmente non la incontrò mai, era suora di clausura, ma eh, si diede da fare per parlare con gli amici di Dante. Parlò per sapere qualcosa, perché già allora non si sapeva niente della sua vita, di come aveva scritto, di quando aveva scritto, di dove aveva messo questi documenti. E ci racconto una favola che non è una favola fino in fondo e che vi racconto. Riassumendo, dice che Dante muore all'improvviso, tornando da questa ambasceria, muore per colpa di cervia, muore per colpa del sale di cervia, il sale era l'oro bianco nel Medioevo, era importantissimo, era venna, voleva il sale di cervia e invece ne deteneva il possesso Venezia. Allora Dante viene mandato a Venezia per contrattare con la signoria veneziana e per far sì che Guido Novello da Polenta potesse... Avere il controllo sulle famose saline di cervia, ma muore al ritorno. E i figli non trovano il finale del poema. Dice Boccaccio: mancano gli ultimi tredici canti. Ma una notte Dante appare in sogno al figlio Iacomo, vestito di candidissimi vestimenti, quindi è salvo, non è all'inferno, quantomeno in purgatorio. E gli dice: Guarda, li ho scritti gli ultimi tredici canti. Perché Boccaccio dice che i figli avevano pensato di finirla divina come loro perché mancavano gli ultimi 13 canti. Li ho scritti, però li ho nascosti dietro una stuoia nel muro della mia cameretta, vicino alla finestra. Tu vai, alza la stuoia e troverai il manoscritto. E tutto questo avviene otto mesi dopo la morte di Dante, il sogno. Allora Jacopo si alza, si veste di notte, racconta a Boccaccio come se fosse una novella del Decameron, si, si veste di corsa, chiama un amico, il notaio Piero Giardini, amicissimo di Dante, corrono, lo sveglia, tutti stropicciati, corrono a casa di Dante, dove intanto abita qualcun altro, la casa era stata lasciata, vanno nella sua stanzetta, sollevano la stuoia e trovano le carte degli ultimi 13 canti ormai devastate dalla, muffia, ma dalla muffa, ma Jacopo le pulisce e assembla la commedia otto mesi dopo. Che ci dice che c'è del vero in questo racconto, perché otto mesi dopo la morte di Dante andiamo verso quell'aprile del 1322 quando Jacopo e Pietro hanno probabilmente assemblato tutto il testo per donarlo a Guido Novello da Polenta, che intanto è diventato podestà di Bologna. Quindi, un testo assemblato fra Ravenna e Bologna, nella primavera del 22, con ricerche spasmodiche degli ultimi canti del Paradiso, che evidentemente anche i figli avevano fatto fatica a reperire. Questo è il fondo di vero che c'è nella favola che Boccaccio ci racconta e di cui lui doveva avere sentito menzione ma il primo codice integro giunto fino a noi, cioè che ha dal primo canto dell'inferno al 33 del paradiso, è Laurenziano Ashburnham, contiene la commedia e il commento, si chiama il capitolo, di Jacopo Alighieri. È in pergamena ed è molto grande, con il testo su due colonne. Guardate, io vi ho ritagliato qui la parte alta della prima carta, vedete che c'è una N tutta istoriata, in filigrana rossa e blu, come si usava nei manoscritti gotici, è la N di nel mezzo del cammino di nostra vita. Soltanto altri quattro codici sono fatti come questo, fra cui il Palatino 319 vi farò vedere, e tutti contengono il commento di Jacopo. Perché? Perché il testo della commedia è difficile perché intanto siamo negli anni 30 e i personaggi di cui Dante parla, il conte Ugolino, Paolo e Francesca, erano personaggi morti da 40 anni, chi se li ricordava più? C'era bisogno delle note, no? E quindi Jacopo commenta al padre, lo commenta in latino. Ma cosa succede? Che i quattro codici antichi simili al Laurenziano sono completamente diversi, perché intanto Dante è diventato un best-seller, e chi lo vuole sono i ricchi, e i ricchi possono spendere e farsi fare dei libri belli, non solo ben copiati, guardate come erano bravi i copisti, eh? scrivevano a mano, naturalmente c'era una rigatura, nei manoscritti non si vede, ma altrimenti avrebbero scritto storto, ma scrivevano benissimo. Vogliono anche le illustrazioni. E allora gli altri quattro codici più antichi... Sono tutti decorati, quindi le edizioni della commedia, chiamiamole così, fra virgolette, cambiano immediatamente. L'antiquissimus, o antichissimo che vogliate dire in italiano, il codice laurenziano, è semplicemente una copia su due colonne, i codici immediatamente successivi contengono anche molte illustrazioni. Fra parentesi, pergamena costa molto di più della carta, costa la pergamena formato grande, doppia colonna, era il formato dei manuali universitari. Quindi era promuovere un testo contemporaneo scritto da uno che era morto dieci anni prima, a grande classico. Dante diventa un classico immediatamente, un classico moderno. Questo è il Palatino 319, vedete uno dei quattro codici riconducibili all'Ashburnham, all'antichissimo. E dà già una decorazione ricchissima. Guardate, io vi ho ingrandito, le mie tecnologie informatiche sono limitatissime, però ho fatto una foto e l'ho ingrandita sulla destra, nella N del mezzo del cammino, di nostra vita c'è Dante seduto a leggio con un libro davanti. Dante che scrive La Divina Commedia. Quindi il testo illustrato. Leggete i bei libri di Lucia Battaglia Ricci che ha proprio studiato la ricezione, la fortuna della commedia che è un testo immediatamente illustrato e immediatamente commentato. Giustamente è stato detto per Dante il commento è inevitabile, ma io vorrei dire anche le immagini sono inevitabili perché Dante ci fa vedere l'altro mondo, ci sembra di vederlo leggendolo e ispira i miniatori. Che soprattutto nei capilettera cominciano a fare queste bellissime decorazioni. Dante che scrive la commedia, e inizia nel mezzo del cammino. vita c'è proprio Dante con la penna che scrive le parole che sembrano uscire dalla miniatura e sconfinare sul foglio. Ma c'è una seconda tipologia di manoscritti famosissima. Si chiamano i Danti del Cento. I Danti del Cento. Sì, ne parla Vincenzo Borghini, un erudito del Cinquecento. Ce ne sono arrivati 70, ma probabilmente erano 100 forse più. Anche questi sono medio-grandi in pergamena, con un'impaginazione su due colonne, quindi come i libri universitari. Ma sono copie standard, dice Vincenzo Borghini. Si chiamano così perché un copista in una bottega ne ha copiati 100 e ha guadagnato talmente tanto che ha fatto la dote per tutte le sue figlie. Con Dante si guadagnava, pensate a copiare cento volte tutta la Divina Commedia. Non è lunghissima, eh, perché senza note sono 14.000, poco più versi, però insomma, ci voleva una bella pazienza e un'estrema precisione. Più di cento copie escono dalle botteghe fiorentine, i Danti del Cento. I copisti sono anonimi, mica firmano, la grafia è la stessa e soprattutto diventa standard anche l'illustrazione. Quasi tutti... Questi codici hanno nella prima pagina, nell'incipit dell'inferno, Dante e Virgilio, o Dante e le belve della foresta. All'inizio del Purgatorio c'è Dante su una nave perché? Perché viene presa la lettera, la metafora con cui inizia il Purgatorio. Il Purgatorio dice: Dante inizia per correre miglior acque, alza le, le vele, ormai la navicella del mio ingegno. La nave del mio ingegno è una metafora. Alza le vele perché qui comincio a percorrere delle acque migliori. Ho lasciato l'inferno, sono in purgatorio. I minatori probabilmente non si soffermano tanto sul fatto che Dante non è in barca, è una metafora, e mettono, ve li faccio vedere adesso, nei Danti del Cento Dante e Virgilio in barca. Quindi Dante che arriva in barca in purgatorio. Non è così. Primo verso del paradiso, la gloria di colui che tutto muove. Eh? Si parla di Dio. Naturalmente, nel primo verso del paradiso di solito c'è il disegno di Cristo in gloria, la gloria di colui che tutto muove, però alternato perché siccome le storie d'amore piacevano anche nel 300, in gran parte c'è Beatrice con Dante, ve li faccio vedere. Ma prima vi faccio vedere che nel Plutio 46 c'è una nota di possesso e il possessore scrive: è uno dei Danti del 100. Questo Dante de 100, quindi si chiamavano già i Danti del 100, è di me, Domenico di Carlo Aldobrandi. E chi l'accatta, cioè chi se lo prende, o me lo ruba, perché i libri valevano tanto, eh? venivano rubati, oggi rubano gli iPhone, allora rubano i libri. E, e chi l'accatta, cioè chi se lo prende, oppure chi se lo eredita? Da lui, sia contento di rimandarlo presto, senza sozzura di lucerna, perché i libri si leggevano con la lucerna ad olio e magari cadeva dell'olio della cera e si rovinava la pergamena. Quindi tenetelo bene, questo libro costa tanto e poi è un best seller. Di, sia contento di rimandarlo presto, senza sozzura, sozzura di lucerna o d'altro che basti, è nel foglio di Guardia. Queste immagini ve lo dico le ho tratte dalla teca digitale della Biblioteca Medicea Laurenziana. Tutti i manoscritti che vi mostrerò della Laurenziana sono digitalizzati, quindi li potete vedere anche voi. Questo è il Pluteo 4016. Quando la dicitura è Pluteo vuol dire che fanno parte della biblioteca di Lorenzo de' Medici dei Medici, un fondo importantissimo. Eccolo qua il Pluteo 4016, molto rovinato è quello che, di cui abbiamo già letto, che era di questo Domenico degli Eldobrandi, nella N, qui estremamente rovinata dalla muffa, c'era proprio Dante con Virgilio nella selva dell'inferno. Vedete l'impaginazione, come si chiama tecnicamente in paleografia, la mise en page formato meno, medio grande, due colonne, un libro fatto per essere non appoggiato sulle ginocchia ma sul un leggio, un libro magniloquente, un libro importante, un libro che quando si apre si squaderna, per dirlo con Dante, per leggerlo con un certo rispetto come, come merita Dante. E soprattutto eh, chi lo acquista, i committenti, vogliono le illustrazioni. E come, diceva, come dice spesso un altro dantista, il mio amico Alberto Casadei, anche nel 300 più che altro leggevano le, le illustrazioni, più che il testo, gli piacevano le illustrazioni. Non è vero, Dante veniva letto, ma l'illustrazione, il libro illustrato costava di più, valeva di più. Però i 100, le botteghe fiorentine cominciano a creare dei prodotti standard in serie, che sono appunto i Danti del Cento, in serie, adesso vi faccio vedere, sono proprio in serie, non c'è ancora l'industria tipografica, sono degli amanuensi che copiano, ma che copiano in serie e poi danno in mano a miniatori che fanno anche le immagini in serie, sono stati anche individuati in quei libri che vi ho mostrato all'inizio, diversi miniatori, quindi sappiamo chi ha fatto queste miniature. Alcuni erano proprio dei pittori importanti, che hanno lasciato anche degli affreschi, che hanno lasciato delle tele. Questo è il Plutio 4013, molto meglio conservato. Guardate, all'inizio del Purgatorio, percorrer Miglioracqua, e dentro la P ci sono Dante e Virgilio sulla navicella. Vedete, sono tutto lo stesso gruppo di manoscritti Plutei, questo è il 4014, ancora una volta, la P dell'inizio del Purgatorio e Dante e Virgilio dentro la navicella. Notate che fin dal 300 la commedia comincia ad avere una veste che condiziona anche le nostre commedie cioè all'inizio di ogni cantica e poi di ogni canto c'è una rubrica in rosso, vedete? Il riassuntino. Quanti di voi a scuola avevano un'edizione della Divina Commedia con riassunto all'inizio di ogni canto? Perché è difficile, ci vuole il riassunto, ci voleva anche nel 1340. E quindi si comincia a fare il riassunto in rosso, così il lettore nota subito di cosa si starà parlando, chi sono i personaggi di questo canto. Siccome rosso in latino si dice ruber, questo riassunto si chiama rubrica. Va in rosso. Quindi la commedia comincia a connotarsi come siamo abituati a vederla noi, anche se noi di solito non abbiamo edizioni su due colonne, poi vi spiegherò perché. Ma all'inizio sono su doppia colonna, minimamente illustrati con le rubriche in rosso che sono dei riassunti preliminari, per esempio in questo canto incontreremo gli avari oppure in questo canto gli eretici, così il lettore si orienta perché la commedia è complessa. Ma i Danti del Cento sono commedie senza commento oppure che hanno un commento all'inizio e alla fine ma molto limitato, c'è il testo, la doppia colonna, le illustrazioni, non c'è spazio, un po' tutti intorno si potevano fare delle glosse, dei piccoli commenti, ma non in maniera sistematica. Questo è il Pluto 412. Ormai avete imparato le iniziali, la N per l'inferno, la P per il purgatorio e la L per il paradiso. Questo è il primo canto del paradiso, la gloria di colui che tutto muove. E dentro in oro c'è cioè Cristo in trono. Ho scelto questo fondo oro per le slide perché mi, mi piaceva con le miniature, perché subito dopo l'antichissimo, subito dopo l'Ashburnham. Dante comincia ad essere pieno d'oro, pieno d'oro, tanto che i miniatori si specializzano e cominciano ad usare dei colori prevalenti, anche allora avevano un gusto per quello che noi chiameremo il marketing eh, e quindi, per esempio. Le illustrazioni del purgatorio, de, scusate, del dell'inferno, sono scure, sono in colori scuri, marrone, grigio, poi c'è il rosso del fuoco. Le illustrazioni del purgatorio sono prevalentemente azzurre, a partire da questo mare dove naviga la navicella. Le illustrazioni del paradiso vedono prevalere l'oro, siamo in cielo. Quindi anche i colori connotano. Queste prime commedie, questo è il Plutio 416 di nuovo, quello che non doveva essere macchiato dalla lucerna, questo è il Paradiso e qui invece l'altra tipologia, c'è Dante che parla con Beatrice. È molto piccino, dovete credermi sulla parola, lo vedete male, ma tutti questi manoscritti potete vederli sul sito della Biblioteca Laurenziana. A un certo punto l'assetto diventa. Tradizionale, standard, questo è un confronto che ha fatto lo stesso Sandro Bertelli, paleografo che ha studiato questi manoscritti, mio amico che insegna all'Università di Ferrara, e nel primo volume della tradizione della commedia mette anche a confronto, vedete in alto avete la N, primo canto dell'inferno, e dentro c'è Dante con Virgilio. Sotto avete la L, primo canto del Paradiso, e avete Dante con Beatrice, Beatrice col dittino alzato che spiega Dante, no? perché sono i maestri, no? c'è sempre il maestro accanto a Dante. La commedia diventa standard, guardate anche le rubriche come sono diventate standard, è un lavoro in serie che permette persino di pagare la dote alle figlie, un lavoro enorme che i copisti co com compiono, perché noi abbiamo... 350 manoscritti del, del 300, ma chissà quanti erano no? in origine. In realtà abbiamo anche tanti manoscritti che sono parziali, che sono mutili e continuamente si continuano a trovare dei nuovi manoscritti da commedia. Quindi quel numero che vi davo all'inizio, 850, è un numero approssimativo perché ne vengono fuori da collezioni private. I nipoti dei collezionisti magari si disfano di libri privati e li vendono alle aste o vengono acquistati, si spera, dalle biblioteche, come è successo per il fondo di Lord Ashburnham. E quindi le biblioteche si arricchiscono di manoscritti. Potremmo, possiamo dire che la tradizione trecentesca della commedia si sta continuamente arricchendo, non abbiamo finito di studiarli, non abbiamo finito di conoscerli. Però a un certo punto c'è una svolta. E questa svolta si chiama, con grande gioia mia e Ilaria, Giovanni Boccaccio. Vi ho già detto che Boccaccio va a Ravenna, fa indagini sulla vita di Dante e decide di mettere fine a queste copie che poi molto spesso non concordano, i versi sono diversi, i copisti si sbagliano, delle parole sono differenti. Decide lui di copiare la commedia, lui di fare un'edizione della commedia. E ce ne ha lasciate tre. Quando io dico ai miei studenti Dan Boccaccio conosceva a memoria la commedia, beh, se l'era copiata tutta da prima all'ultimo verso almeno tre volte. È un caso di un amore incredibile, hm? e di una passione incredibile per un autore che Boccaccio non poteva avere conosciuto. E che Boccaccio abbraccia fino in fondo, copia la commedia, la regala a Petrarca, gli dice leggila, è il testo più bello che mai sia stato scritto. La reazione di Petrarca è un po' diversa. Boccaccio abbraccia Dante e giustamente ha scritto Giorgio Padoan. Per Boccaccio, Dante è stata una folgorazione durata una vita. Una folgorazione durata una vita. Mi piace molto perché è vero. Boccaccio copia la commedia, scrive la biografia di Dante, il trattatello, scrive un commento a Dante, le esposizioni interrotte purtroppo dalla morte di Boccaccio. Dedica a Dante lo sforzo veramente esegetico, è il primo critico dantesco, forse il più grande. E allora cosa fa Boccaccio? Capisce che Dante è difficile. Non si può impaginare su due colonne, bisogna impaginarlo su una colonna sola, perché intorno ci vuole il commento. E quindi ci lascia tre codici che influenzano la tradizione successiva. Vi dicevo, oggi voi vedete... Dante con le rubriche come i Danti del Cento, ma normalmente avete delle edizioni scolastiche e universitarie con l'impaginazione su una colonna sola, perché sotto ci va il commento. Noi oggi facciamo il commento a piedi pagina. Nel Medioevo il commento spesso era collana, era tutto intorno. Guardate, ve li faccio vedere perché sono codici che dimostrano una dedizione, un amore che secondo me nessuno scrittore in Italia ha mai avuto per uno scrittore precedente. Forse Dante è per boccaccio quello che. Virgilio è per Dante, eh? il suo maestro, eh? quello da cui ha tolto lo bello stile, il maestro è la guida, è la figura di riferimento. Questo è il primo codice copiato da Boccaccio, siamo alla fine degli anni 50, Dante è morto da 30 anni, Boccaccio è già famoso perché ha scritto il Decameron, sapete che il Decameron è databile dopo la grande peste del 1348. E quelle straordinarie botteghe dei copisti di Firenze che avevano copiato i danti del centro sono state spazzate via dalla peste. Non esiste più quel mercato librario ricchissimo, perché veramente la peste ha decimato l'Europa. Ci sono stime diverse da parte degli storici, non mi, non mi azzardo a farne, ma, eh, ma veramente l'Europa fu. Decimata dalla grande peste del 48, che uno storico come Franco Cardini ha chiamato il, la prima pandemia che attraversò tutto il con, macro continente eurasiatico dal 1346, quando comincia in Estremo Oriente, fino al 1350, passa dall'Italia per il 48 e, e la storia la sapete perché immagino che il Decameron l'abbiate letto anche a scuola. Bell, il. La grande peste che Boccaccio racconta nella cornice del Decameron fa anche morire in gran parte la prima generazione di copisti, quella dei Danti del Cento, e magari anche tanti committenti, ma le copie circolano già e Boccaccio vuole dare un'edizione di Dante. Quindi nel codice toledano mette la vita di Dante, mette la vita nuova, la vita di Dante è scritta da Boccaccio stesso. La vita nuova di Dante, un riassunto della Commedia in terza rima che è sempre scritto da Boccaccio e poi l'intera Divina Commedia e le rime e le quindici canzoni di Dante. Questo codice, sempre per i viaggi dei codici, si trova oggi a Toledo, alla biblioteca capitolare, è il codice Zelada 1046, perché fu acquistato a Roma da un ecclesiastico che era spagnolo e poi se l'è portato in Spagna. Vedete quanto Affascinanti e insospettabili sono i cammini dei codici. Come fa Boccaccio ad assemblare il Toledano? Anche lui non ha l'autografo di Dante, aveva nelle mani copie del codice assemblato da Pietro e Jacopo per Guido da Polenta, quello probabilmente dell'aprile del 22. Aveva. Le copie che circolavano nel 25, aveva la copia del Pievano Foresodonati, Donati, quella del 30-31? Non lo sappiamo. Qui c'è ancora tanto da lavorare, perché secondo me andando a caccia nelle biblioteche le cose si possono trovare, e la calligrafia di Boccaccio la conosciamo benissimo. Abbiamo l'autografo del Decameron, tanti altri autografi, le sue lettere, questa è la sua calligrafia, tra l'altro. Pensate come sono bravi i nostri colleghi paleografi, perché a prima vista le calligrafie sembrano tutti uguali, questi scrivevano, avevano una calligrafia educata, no? E Boccaccio lo fa lui, fa la filigrana della P, questo è l'inizio del Purgatorio. Secondo codice, primi anni 60 a Riccardiano si trova la biblioteca riccardiana di Firenze. Anche questo contiene l'argomento della commedia in terza rima scritto da Giovanni Boccaccio, che si chiama anche «Brieve ricoglimento». La commedia, le rime e le 15 canzoni distese, una specie di antologia di tutto Dante che Boccaccio vuole proporre ai lettori trecenteschi, questo è l'inizio dell'inferno, la filigrana, beh, Boccaccio non era un miniatore e quindi c'è solo la filigrana nella N. Vedete l'impaginazione su una colonna sola. Questo è ancora l'inizio dell'inferno, è l'ultimo codice il Chigiano, e voi vi chiederete forse come mai ci sono due sigle? Chigiano 56, eh? perché il codice Chigiano è stato smembrato in due parti. Poi per fortuna entrambi questi codici sono finiti nella grande biblioteca del principe Chigi e da lì, per una serie di traversie che non sto a raccontarvi, oggi alla Biblioteca Apostolica Vaticana. Tutti i manoscritti della Vaticana sono digitalizzati sul sito, questi potete vederli. Parliamo del codice assemblato, rimettiamolo idealmente insieme. È stato diviso in due libri, ma adesso noi lo immaginiamo idealmente insieme, che cos'è? È, è l'invenzione delle tre corone fiorentine, quelle che vi tocca studiare, che ci tocca studiare a scuola quando vi dicono, il 1300, Dante, Petrarca, Boccaccio, chi se l'ha inventata la terna, la triade, Boccaccio, qui nel Chigiano, che ci dà un'antologia della letteratura volgare, ce la dà negli anni 60 del 300, Quindi è già un canone che contiene la vita di Dante scritta da Boccaccio, la vita nuova di Dante, l'argomento della commedia scritto da Boccaccio, riassunto, la commedia di Dante Alighieri, un carme latino in onore di Dante, scritto da Boccaccio, Italia, Iam certus sonos, le rime e le quindici canzoni di Dante, e infine Francesco Petrarca, il canzoniere. E poi la famosa canzone Donna me prega di cavalcanti. Cosa sta facendo Boccaccio? Sta facendo vedere i due grandi amici duecenteschi Dante e Cavalcanti e poi lui e Francesco Petrarca, che nel frattempo era diventato il suo migliore amico eh? ed era anche il suo maestro. Ci sono delle straordinarie lettere di Boccaccio a Petrarca e risposta. Non esiste niente di simile in tutta la letteratura occidentale. Lo scambio di lettere fra i due principali scrittori del Trecento. Gabriele Albanese sta attendendo da tempo a un'edizione tradotta. Di queste lettere, perché nel 1300 la lingua veicolare era il latino, questi si scrivevano in latino, un po' come noi oggi usiamo l'inglese, no? Era la lingua internazionale. Quindi io spero che presto arrivi questa edizione delle lettere fra Petrarca e Boccaccio con la traduzione italiana, perché sono lettere incredibili che ci raccontano anche l'amicizia umana fra questi due uomini, dove si parla tantissimo di Dante. E Boccaccio ha inventato le tre corone fiorentine qui, mettendo poi fra i numi tutelari anche Cavalcanti e poi Dante, Petrarca, Boccaccio, anche se riserva a se stesso perché Boccaccio era un uomo modesto, un ruolo come dire di servizio. In questo codice chigiano c'è solamente la biografia di Dante e il riassunto della commedia e il carme in onore di Dante scritti da Boccaccio. Boccaccio non mette delle sue opere creative in primo piano, vuole mettere quelli che lui considera i maggiori scrittori europei del Medioevo, cioè Dante e Petrarca, quindi la Commedia e il Canzoniere. Però intanto nel costruire le tre corone trecentesche costruisce anche i due dittici Dante l'amico Cavalcanti, lui e l'amico Petrarca. È un codice fondamentale questo codice Chigiano che non solo condiziona la ricezione, e le copie successive della Commedia, ma è alla base dei vostri manuali scolastici, no? dei nostri manuali che ancora costruiscono il 300, giustamente, su Dante, Petrarca e Boccaccio. Ma il primo critico che ha fatto un'antologia è stato Giovanni Boccaccio. Impaginazione su una sola colonna che, come vedete, permette le note, permette il commento. Eh? E poi abbiamo questo codice meraviglioso in Vaticana, il Vaticano Latino 3199. Perché Boccaccio in una lettera dice a Petrarca ti mando la commedia, leggila, devi leggerla. È l'opera più bella che mai sia stata scritta. E probabilmente si tratta di questo codice per il quale Boccaccio spese molto. Boccaccio era povero, diversamente da Petrarca. E quindi pagare un miniatore che facesse quella bellissima N d'oro con dentro Dante e Virgilio significava amare tanto Dante e amare tanto Petrarca una copia bellissima, ancora impaginata all'antica, sulle due colonne, però con la rubrica in rosso, senza commento, perché Petrarca non aveva bisogno, era coltissimo, un codice di cui Petrarca accusò la mancata ricezione, Petrarca risponde, c'è cioè una lettera a boccaccio, qui Petrarca dice, guarda, la tua lettera mi è arrivata, ma non mi è arrivato il libro, perché probabilmente venivano rubati, eh? perché erano libri costosissimi. Davvero un libro del genere costava... Come un'automobile, insomma costava tanto all'epoca, non so se come un'automobile, ma come un motorino senz'altro. E quindi forse fu rubato, ma certo c'era anche un imbarazzo terribile da parte di Petrarca perché Petrarca subiva quella che Harold Bloom ha chiamato l'angoscia delle influenze, era angosciato dalla paura di essere influenzato da Dante, quindi diceva a Boccaccio: Preferisco tenermi lontano, non leggerlo perché. Non voglio imitarlo, poi voi leggete il canzone di Petrarca, è pieno, pieno di citazioni, di allusioni alla commedia, pieno. Petrarca l'aveva letta, e come? Che gli fosse arrivato o meno il Vaticano Latino 3199. Resta il fatto che la veste che Boccaccio ha ideato fa scuola nei decenni successivi, nella seconda metà del 300 cominciamo ad avere dei Danti tutti commentati e impaginati su una colonna sola come le edizioni a stampa di Dante. Quando nel 400 si cominciano a stampare i libri sapete che gli stampatori arrivano dal territorio germanico, dal territorio tedesco perché imparano a stampare a Magonza attraverso Gutenberg e la sua scuola. Quindi questi stampatori cominciano a scendere. In Italia ad aprire delle tipografie e innanzitutto naturalmente stampano la Bibbia, hm? poi stampano i classici latini, siamo in pieno umanesimo e poi cominciano a stampare gli autori italiani. La prima edizione della Commedia, come saprete, del 1372, abbastanza presto per essere un testo in lingua italiana. Ma i testi a stampa non piacciono. Ai committenti, perché sono in bianco e nero come sono i nostri libri, senza figure. E allora si cominciano a decorare. Chi è ricco ordina copie con decorazioni fatte a mano. E siccome non volevo in questa lezione farvi vedere solo manoscritti che trovate alla Vaticana e alla, e alla Laurenziana di Firenze, che trovate nei libri dei miei amici e colleghi, volevo farvi vedere due piccole chicche che ho fotografato per voi. Una è la copia della commedia che si conserva a Bologna e che è stata del cardinale Lambertini, benedetto XIV, Papa Benedetto XIV, un magnifico manoscritto della seconda metà del 300, il manoscritto 589 che vi faccio vedere per concessione della Biblioteca Universitaria di Bologna, perché questo codice non è ancora online che è un codice costosissimo che si può permettere giusto il Papa. Mm? Benedetto XIV, cardinale Lambertini di provenienza bolognese, evidentemente poi riportò i propri libri a Bologna, quindi oggi stanno alla Biblioteca Universitaria di Bologna, una delle più importanti biblioteche d'Italia per manoscritti antichi. E cosa, notate? cosa notiamo? Che da una parte abbiamo la N, qui un po' rovinata, eh? l'incipit dell'inferno, la N con dentro Dante e Virgilio che sono nella selva ma poi tutto intorno ci sono dei medaglioni con Dante assalito dalle fiere io ho ingrandito sulla destra il medaglione che trovate in basso a destra dove c'è Dante con una specie di leone rampante che lo assale, che lo terrorizza quindi sta prendendo forma la commedia illustrata nella seconda metà però vedete su una colonna Boccaccio ha influenzato la tradizione successiva. Non che non ci siano copie su due colonne, vi ho fatto già vedere il Vaticano 3199. Ma molte copie sono su una colonna perché vedete che sulla destra c'è il commento. Perché il testo è difficile, siamo già nella seconda metà del Trecento. Bisogna almeno spiegare chi sono i personaggi. Più di 50 anni dopo la stesura della commedia. E quindi questi medaglioni tutti intorno che raffigurano come in un fumetto. I vari momenti in cui Dante entra nella selva, poi viene assolito dalle belve e poi sopraggiunge Virgilio e lo salva. Questo è l'incipit del Purgatorio e vedete che abbiamo la lettera miniata, però non si rinuncia alla barchetta. E allora la barchetta è in fondo, a destra, vedete Dante e Virgilio sulla barca per correre acque, Perché ormai i Danti del Cento hanno fatto scuola, ci vuole Dante in barca all'inizio del purgatorio sotto c'è un'altra immaginetta con la monte del purgatorio effettivamente più perspicua più adatta perché poi dante si arrampica nel monte altro che nave si uniscono insieme le diverse tradizioni iconografiche tanto che incipite del paradiso dentro la l che vedete in alto a sinistra avete cristo in trono ma tutto intorno e in basso i medaglioni con Beatrice che spiega a Dante come è fatto il paradiso. Quindi vi ricordate che nei Danti del Cento c'era o Cristo in trono o Beatrice che parlava a Dante. In questo codice della seconda metà del Trecento tutte le illustrazioni ormai canoniche si ritrovano insieme. Una commedia molto elegante, molto costosa, che chissà poi, secoli dopo, a che prezzo potete comprare? Benedetto XIV. E vedete il commento come è diventato importante. Qui avete il testo di Dante, quello un po' più in grande, il commento più in piccolo. Vi dicevo che il commento non era a piedi pagina come oggi, ma era lato. Addirittura in questo commento, ma non si vede, eh, c'è un commento sotto cancellato, su rasura, e sopra è stato rifatto un commento più recente, perché poi i commenti andavano aggiornati, No? Io ricordo che i miei genitori studiavano al liceo col commento di Natalino Sapegno, ma oggi non si usa più a scuola il commento di Sapegno, è troppo difficile, è anche antiquato per certi versi, per quanto bellissimo. Quindi ci sono commenti successivi, io ho studiato a scuola nel commento di Pasquini Quaglio, quello di Carzanti, oggi gli studenti hanno a disposizione per esempio il commento molto recente di Giorgio Inglese, i commenti invecchiano, il testo no, i commenti sì. E allora, a lato... C'era un commento preesistente, magari della prima metà del Trecento, che è stato cancellato ed è stato scritto questo nuovo commento. La veste è ormai quella che conosciamo. Ma l'ultima chicca che volevo mostrarvi, anche qui, grazie alla gentile concessione della città che mi ospita, viene dalla Biblioteca Classense di Ravenna. A Ravenna c'è un'altra biblioteca storica bellissima, dove ci sono molti manoscritti di Dante, ma ci sono anche le prime stampe una stampa splendida nel 1377, ma la stampa è in bianco e nero e allora il committente chiede che venga decorata come i manoscritti. Le prime edizioni a stampa non piacevano, perché alla gente piacevano i manoscritti, abbiamo testimonianza di molti signori che non volevano edizioni a stampa nelle loro biblioteche, per esempio Federico da Montefeltro voleva solo dei manoscritti perché valevano di più, perché il manoscritto è un unicum, e invece la tipografia... Copia in serie, come fare per avere un testo a stampa che non sia in serie? Fare una decorazione, e allora ecco qui un'edizione a stampa dedacarata a mano, è la commedia con il commento di Jacopo Lana, stampata a Venezia da un tedesco, che a Venezia si faceva chiamare Vindelino da Spira, ma ovviamente era Vendelin von Speyer, nel 1477 poco dopo la prima edizione della commedia. Vedete che qui è un'edizione a stampa, in questo caso è su due colonne eh, perché il commento eh, precede e segue, ma c'è una ricchissima decorazione solo che poi più eh, avanti questo libro è stato ricoperto perché evidentemente la copertina si è rovinata quindi l'hanno fatto rilegare l'hanno tagliato vedete che c'è quella specie di coppa sulla destra che doveva essere una grande coppa che stava per voi è sulla destra sì, della slide che è stata ritagliata perché hanno fatto una copertina più piccola quindi abbiamo perduto un po' di questa decorazione però Cosa vi fa vedere questo bellissimo esemplare a stampa del 1477, pur ritagliato? Che ormai i lettori sono abituati ad una commedia col commento e con le illustrazioni. La commedia nasce come libro illustrato e commentato col commento e con le illustrazioni, inevitabili, come giustamente è stato detto. Vi rimando in proposito a proposito di. Inevitabilità sulla quale chiudo ha un libro bellissimo che racconta un po' di ricezione della Commedia che si intitola Dante l'inevitabile ed è un libro di Ismail Kadare con la K Kadare è uno dei più importanti straordinari scrittori eh, contemporanei adesso non c'è più eh, albanesi e ho scoperto leggendo Dante l'inevitabile, che si legge bene perché è scritto da uno scrittore, che quando gli italiani sono andati a invadere l'Albania, ahimè, oltre al fascismo hanno portato Dante, e che tuttora in Albania si studia a scuola la Divina Commedia, si studia al liceo la Divina Commedia. E giustamente Cadare dice, Dante è un autore inevitabile, non solo perché ha segnato la cultura, questi manoscritti ce lo dicono, europea per secoli, ma anche perché è uno scrittore attraverso cui possiamo guardare la nostra storia. E lui racconta la storia dell'Albania, dagli ottomani eh, all'invasione fascista, attraverso le parole di Dante, che sono una specie di eh, specchio dentro il quale guardare la storia, ma anche, insegna a Cadare, anche guardare il nostro tempo, la politica, le dittature, le involuzioni e le evoluzioni del nostro tempo, Dante è un termine di confronto inevitabile, non solo per capire la storia della letteratura, ma per capire noi stessi. Vi ringrazio. Non posso che ringraziare davvero moltissimo la mia amica e collega Sebastiana Nobili, che davvero ha fatto una lezione, come si può dire, che a me è piaciuta molto e che è stata credo anche molto utile perché la tradizione della commedia eh, non è argomento che si studia a scuola di solito. No? E, e io mi sono occupata quest'anno con i miei studenti delle. Di filologia dantesca invece della tradizione delle rime, ma non quella del testo di Dante. Però voglio fare una brevissima riflessione sulla, sul Dante come si può dire miniato e illustrato, perché mi sembra interessante il fatto che sia Dante stesso forse il primo a dare importanza all art, alle arti figurative e a togliere l'arte figurativa dalla. Eh, dallo statuto di Ars Meccanica. L'arte figurativa nel Medioevo non era considerata prestigiosa come un'arte liberale. E invece Dante, in Purgatorio 10, in Purgatorio 11, insomma, ci fa capire, soprattutto nel nome di Giotto: che l'arte figurativa, se non è ut pictura poesis, è, è il contrario: cioè è esattamente, come si può dire, degna della stessa considerazione che l'arte poetica. Ad accogliere ancora più, come si può dire, eh, forte questo messaggio dantesco è naturalmente Giovanni Boccaccio, che è sempre uno degli autori più generosi, diciamo così, come ha dimostrato con le molteplici copie della commedia e con questa commedia che ha inviato all'amico Petrarca, ha dimostrato sempre la sua generosità e la sua generosità è anche verso gli artisti, insomma, non solo la 6-5 del Decameron in cui è protagonista Giotto, ma vi faccio notare che è una novella in cui Giotto dà del voi a Forese da Rabatta, che è giurista, e Forese da Rabatta gli risponde col tu, che quindi in qualche modo registra... La, come si può dire non, eh, il poco prestigio che in qualche modo hanno i dipintori, però nell'esposizione alla commedia nei quei due libri fantastici che sono il XIV e il quindicesimo delle genealogie viene fuori proprio come l'arte figurativa per Boccaccio è esattamente uguale alla poesia. Dalla parola professore Corsaro. Anch'io anch allora ringrazio, ringrazio molto la collega Sebastiana Nobili, anche per quel insieme, devo dire, davvero di, di competenza da una parte, di passione dall'altra e anche di abilità ecco, nel porgere eh, al nostro uditorio una materia che di per sé... È difficile ma che noi abbiamo, abbiamo ascoltato immagino confido eh, senza senza difficoltà eh, eh, per rendere facili le cose le cose difficili ci vuole mestiere ecco diciamo adesso eh, mi sposto eh, mi sposto al leggio e eh, leggo leggo dante come sempre Tante lo sapete, si legge, si è sempre letto. È un, un oggetto non solo di studio, ma anche, anche di ascolto. Da Boccaccio, che lo leggeva, che lo leggeva a Firenze nella, nella seconda metà del Trecento, e lo commentava a Roberto Benigni nei, nei, nostri, nei nostri giorni. E, e quindi lo leggiamo, lo leggiamo anche noi. Il, il, canto, il canto che ho scelto vuole avere una connessione in qualche modo, vuole stabilire una connessione con l'argomento di cui ha trattato eh, Sebastiana. Eh, eh, C'è un appellazio, un'invocazione al lettore particolarmente distesa in questo canto decimo del paradiso. Nella commedia eh, Dante si rivolge al lettore diverse volte, ecco in questo caso lo fa mm, immaginando un lettore che sta seduto sullo scranno a leggere come in una biblioteca, ecco come in uno, come in uno scrittoio, quasi come a dire io so Mentre scrivo, mentre scrivo il paradiso che poi sarò letto, sarò letto nelle sale di lettura delle, eh, delle biblioteche. È un canto difficile, eh, anche se notevolmente significativo. Questo canto decimo del paradiso è un canto di trapasso. Dante viene dai cieli in cui ancora giunge l'ombra della terra ai cieli superiori. Dove eh, incontra gli spiriti di coloro che operarono al vero fine dell'uomo che è Dio. Gli spiriti sapienti, non i sapienti del mondo antico, no? quelli stanno nel quarto canto dell'inferno, eh, eh, coloro che mancarono della, che furono sapienti grandissimi, ma mancarono della luce divina. No, questi sono i sapienti che nella, ricerca, nella loro ricerca della verità furono illuminati da Dio. L'astro che presiede è eh, il Sole, chi parla, chi va incontro a Dante in questa, in questa corona di spiriti è Tommaso, Tommaso, Tommaso d'Aquino, che illustra a Dante ecco, altri eh, spiriti che operarono del mondo al fine di diffondere, di divulgare la sapienza illuminata dalla divinità. Si parla di sapienza pratica, si parla di sapienza giuridica, eh, si parla di teologia naturalmente, si parla, si parla di filosofia. Leggo i nomi di questi spiriti sapienti, Alberto di Colonia, Alberto Magno, Francesco Graziano il monaco teologo giurista che si occupò ecco, eh, della, della giurisprudenza del canone, Pietro Lombardo, Salomone naturalmente, e poi Dionigi Ariopagita, colui che studiò la natura degli angeli, Paolo Rosio, lo storico. Famoso autore dell'Adversus paganus, che lui, lui stesso, Dante stesso dice: fu così utile ad Agostino e poi Boezio, Isidoro, Isidoro di Siviglia, il teologo e il grammatico, Beda il Venerabile, il Monaco, l'erudito, Riccardo da San Vittorio, in fondo, sigeri di Bramante una presenza interessante perché sigeri. A quell'epoca la verroista Sigeri, il filosofo che aveva predicato l'autonomia di teologia e filosofia, era condannato, era condannato dalla, dalla, chiesa, dalla chiesa ufficiale, era stato condannato a Parigi, costretto ad un esilio, ma Dante evidentemente che aveva più larghe vedute, eh, e capiva che non c'era niente di eretico in quello che Stigeri aveva detto, Dante lo mette in paradiso a chiudere questo cerchio. Guardando nel suo figlio con l'amore che l'uno e l'altro eternamente ispira lo primo e ineffabile valore, quanto per mente e per loco si gira con tanto ordine e fe, che esser non può senza gustar di lui chi ciò rimira. Leva dunque lettore all'alte ruote me con la vista, dritto, a quella parte dove l'un moto e l'altro si percuote. E lì comincia a vagheggiar nell'arte di quel maestro che dentro a sé l'ama tanto che mai da lei occhio non parte. Vedi come da indi si dirama l'oblico cerchio che i pianeti porta per soddisfare al mondo che li chiama. E se la strada loro non fosse torta, molta virtù nel ciel sarebbe in vano, e quasi ogni potenza qua giù morta. E se dal dritto più o meno lontano fosse il partire Assai sarebbe manco e giù e su dell'ordine mondano. Or ti riman, lettore, sopra il tuo banco, dietro, pensando a ciò che si preliba, se esser vuoi lieto Assai prima che stanco. Messo tu innanzi, ormai per te ti ciba. A sé torce tutta la mia cura, quella materia ond'io son fatto scriba, lo ministro maggiore della natura, che del valor del cielo mondo imprenta e col suo lume il tempo ne misura. Con quella parte che su si rammenta congiunto si girava per le spire in che piuttosto ogni ognora s'appresenta, e io era con lui. Ma del salire non mi accorsi io, se non come uom si accorge, anzi il primo pensier del suo venire. È beatrice quella che si scorge di bene in meglio, sì subitamente che l'atto suo per tempo non si sporge. Quant'esser convenia da sé lucente quel che era dentro al sol dov'io entrami, non per color, ma per lume parvente per chi io lo ingegno e l'arte e l'uso chiami sì non direi che mai s'immaginasse ma creder puossi e di veder si brami e se le fantasie nostre son basse a tanta altezza non è meraviglia che sopra il sol non fu occhio che andasse Tale era Quivi la quarta famiglia dell'Alto Padre, che sempre la sazia, mostrando come spira e come figlia. E Beatrice cominciò. «Ringrazia, ringrazia il Sol degli Angeli, che a questo sensibilità t'ha levato per sua grazia. Cordimo mortal non può mai si di gesto a divozione d'arrendersi a Dio con tutto il suo gradir». Cotanto presto, come a quelle parole mi feci io, e sì tutto il mio amore in lui si mise, che Beatrice eclissò nell'oblio. Non le dispiacque, ma sì se ne rise, che lo splendor degli occhi suoi irridenti mia mente unita in più cose divise. Io vidi più fulgor vivi e vincenti far di noi centro e di sé far corona, più dolci in voce che in vista lucenti. Così cinger la figlia di Latona vedente al volta, quando l'aere è pregno, sì che ritenga il fil che fa la zona». Nella corte del cielo, un Dio rivegno, si trovano molte gioie, care e belle, tanto che non si possono trar del regno. E il canto di quei lumi era di quelle. Chi non si impenna, sì che lassù voli, dal muto aspetti quindi le novelle. Poi, sì, cantando, quelli ardenti soli si fuor girati intorno a noi tre volte, come stelle vicine ai fermi poli, Donne mi parver, non da ballo sciolte, ma che saresti intacite ascoltando finché le nove note hanno ricolte. E dentro all'un sentì cominciare. Quando l'oraggio della grazia onde s'accende verace amore e che poi cresce amando, moltiplicato in te tanto resplende, che ti conduce su per quella scala, u uh, senza risalir nessun discende. Qual ti negasse il vin della sua fiala per la tua sete, in libertà non fora, se non come acqua calmar non si cala. Tu vuoi sapere di quai piante si infiora questa ghirlanda che intorno vagheggia, la bella donna che al ciel ti avvalora. Io fui degli anni della santa greggia, che domenico mena per cammino, u ben si impingua se non si vaneggia. Questi che me a destra più vicino, frate e maestro fumi, ed esso Alberto è di Colonia e io Tomas d'Aquino. Se sì di tutti gli altri esser voi certo di retro al mio parlar, tenvien col viso girando su per lo beato serto. Quell'altro fiammeggiare esce del riso di Grazian che l'uno e l'altro foro aiutò, sì che piace in Paradiso. L'altro che appresso adorna il nostro coro, quel Pietro fu che con la poverella offerse a Santa Chiesa suo tesoro. La quinta luce, che è tra noi più bella, spira di tale amor che tutto il mondo laggiù negola di saper novella, entrovè l'altamente, l'alta sì profondo saver fu messo che se il vero è vero a veder tanto non surse il secondo. Appresso vedi il lume di quel cero che giù in carne più addentro vide l'angelica natura e il ministero. Nell'altra piccioletta luce ride quello avvocato dei tempi cristiani del cui latino Augustin si provvide. Or, se tu l'occhio della mente trani di luce in luce dietro le mie lode, già dell'ottava con sete rimani. Per vedere ogni ben dentro vi gode l'anima santa, che il mondo fallace fa manifesto a chi di lei ben ode. Lo corpo ond'ella fu cacciata giace giuso in Celdauro ed essa da martirio e da esilio venne a questa pace vedi oltre fiammeggiare l'ardente spiro di Isidoro di Beda e di Riccardo che a considerar fu più che viro questi onde a me ritorna il tuo riguardo è il lume di uno spirito che in pensieri gravi a morir li parve venir tardo essa è la luce eterna di Sigeri, che leggendo nel vico degli strami si logizziò, invidiosi veri. Indi, come un orologio che ne chiami nell'ora che la sposa di Dio surge a mattinar lo sposo perché l'ami, che l'una parte e l'altra tira e urge, tin tin sonando con sì dolce nota che il ben disposto spirito d'amor turge, Così vid'io la gloriosa rota muoversi e render voce a voce in tempra ed in dolcezza che esser non può nota se non colà dove gioir si insempra. Però immagino che da domani vi metterete tutti alla caccia degli autografi di Dante. <ride> e, se vuoi dire qualcosa, Ilaria. Voglio semplicemente salutare e ringraziare di essere venuti. E, e così, spero che vi sia piaciuta questa celebrazione del Dante D. Ancora ringrazio l'amica e collega Sebastiana Nobili.